Entriamo per la prima volta dentro l'universo di D'Annunzio, proprio dal vivo, e dentro il secondo capitolo del piacere. Allora, noi daremo un'occhiata a questo paio di pagine da due punti di vista. In effetti, vedete che i colori diversi delle sottolineature, in fondo, già ci indicano questa doppia prospettiva. Uno, dal punto di vista contenutistico. In effetti, il brano sembra quasi un manifesto della visione del mondo di D'Annunzio, dell'estetismo di D'Annunzio. Sembra, attenzione. E dal punto di vista, invece, anche il secondo punto di vista è quello della forma, del lessico, della lingua che D'Annunzio utilizza. Dunque, in questo capitolo, D'Annunzio presenta il suo personaggio principale, il protagonista, che è Andrea Sperelli, di cui abbiamo già avuto modo di verificare, l'ambiguità, e qui esce fuori, insomma, in effetti. Diciamo che possiamo suddividere questo brano in tre parti. Nella prima parte c'è un ritratto di Andrea che sembrerebbe destinato a una vita eccezionale, a un modello. Vediamo quello che ho sottolineato. Poi voi leggete nel complesso tutto il brano. Ora, ecco, le parti che dovrebbero emergere anche nella vostra lettura sono quelle sottolineate. Intanto questa prima dichiarazione famosa, insomma, com'è il mondo in cui vive Andrea e com'è in cui vive D'Annunzio. Ricordiamoci, insomma, che Andrea è lo specchio dell'autore, no? Grigio, diluvio democratico, cioè c'è la sensazione che il mondo abbia già dato il meglio di sé e ormai si è avviato verso una decadenza, anche per colpa, no, di una società di massa, di una società industriale che ha fatto della democrazia, quindi diciamo tutti uguali, no? Questo per D'Annunzio è un male. Noi esseri umani che viviamo in questo mondo contemporaneo. E che molte belle cose rare sommerge miseramente. Vedete, appunto, solito discorso, no? La democrazia, la società di massa distrugge la bellezza che solo pochi possono assaporare. E fra quei pochi sicuramente c'è Andrea. Andrea sembra, appunto, come dicevo io, un predestinato, perché ha un doppio privilegio rispetto alle grandi masse. La nascita, il censo, cioè è un aristocratico, c'è un sacco di soldi. E il gusto, la sensibilità estetica, appunto, vedete? L'urbanità, l'atticismo, cioè urbanità nel senso i modi cortesi, l'atticismo, cioè l'equilibrio, l'armonia, no? Nel gustare la bellezza, diciamo. Ecco, vedete, quindi il conte Andrea Sperelli Fieschi d'Ugenta, questo era il suo titolo, quindi era un conte Andrea, era l'ultimo erede, l'unico di una tradizione familiare, vedete? Del giovine signore italiano del XIX secolo. Giovine signore ricorda molto un autore che non abbiamo visto, che è Giuseppe Parini, e che diciamo così, è il protagonista di un'opera settecentesca, appunto Parini del Settecento, in cui si prende in giro un giovane aristocratico, si ironizza su di lui. Invece qui D'Annunzio non ironizza affatto, quindi questo richiamo, giovine signore, no? Che è il protagonista del famoso Il giorno di Parini, insomma, qui ha una valenza completamente diversa. È proposto come un modello. A proposito del suo secondo privilegio, non solo il censo, la nascita, ma anche una sviluppata sensibilità estetica, la capacità di saper apprezzare il bello, insomma. Vedete, egli era per così dire tutto impregnato di arte. Vedete, sentite che roba? E co come mai? E qui si entra nella seconda parte del brano. Attenzione, perché qui questo ritratto meraviglioso di Andrea, l'unica speranza, se vogliamo, di una società, cioè quelli come lui sono l'unica speranza, secondo D'Annunzio, di una società ormai condannata all'aridità, alla decadenza, insomma, al grigio diluvio democratico, come ha detto. Ok, però cambia decisamente segno. Come è arrivato ad essere Andrea Sperelli? Attraverso un'educazione, attenzione, non scolastica, a quei tempi ancora gli aristocratici potevano permettersi di studiare da soli, attraverso il padre. Il padre è la quintessenza, appunto, del modello Andrea. In che senso? Ecco, guardate, sottopone praticamente il figlio a esperienze di vita, viaggi.
lo separa ben presto dalla moglie, perché proprio questa propensione alla ricerca del piacere ha fatto del papà di Andrea un uomo che ha sfasciato la famiglia praticamente. Quindi Andrea ha alle spalle la separazione dei genitori. E a questo punto il padre, fin da piccolo, insomma, Andrea lo ha plasmato secondo il suo modello, è un modello dell'esteta praticamente. Vedete, finalmente dice. Egli aveva turbato intanto il matrimonio dopo una furiosa passione, ovviamente, no? Sto parlando, attenzione, del padre di Andrea. Quindi egli aveva turbata e travagliata in tutti i modi la pace coniugale. Quindi immaginate che questo padre probabilmente non è stato molto fedele alla moglie. Finalmente si era diviso dalla moglie ed aveva sempre tenuto seco il figliuolo viaggiando con lui per tutta l'Europa. Ecco, un'educazione su quel modello lì. In cospetto delle realtà umane, cioè facendo esperienza delle cose, l'esperimento, cioè appunto secondo il padre la sensibilità andava esercitata non sui libri, ma facendo, provando, no, la vita praticamente. E qui però che è successo? Che proprio questa ricerca che il padre ha voluto trasmettere così potentemente al figlio del piacere, no, della soddisfazione dei desideri, del gusto del bello. In una personalità probabilmente nata debole, no? Come Andrea, ha fatto sì che lui sostituisse la forza morale con la voglia di soddisfare i propri desideri. Qui c'è il passaggio, no? Ma l'espansione di quella sua forza, cioè il gusto, la bellezza, l'estetismo, era la distruzione in lui di un'altra forza, della forza morale. Che il padre stesso non aveva ritegno a deprimere. Cioè, quindi tutto teso verso il piacere, verso il desiderio da soddisfare, nient'altro dentro di sé. Quindi, insomma, vedete, egli non si accorgeva che la sua vita era la riduzione progressiva delle sue facoltà, delle sue speranze, del suo piacere. Alla fine, stranamente, no? Questa vita non autentica, sempre alla ricerca disperata e affamata di placare il desiderio e i piaceri, alla fine lo logorano praticamente. Terza e ultima fase, c'è una specie di decalogo che il padre gli aveva trasmesso, delle frasi che, se non fosse una spericolata agrobazia, si potrebbe, no, paragonare questo decalogo, vi ricordate, al decalogo di Padron Ntoni, no? De Malavoglia, anche lì attraverso delle frasi secche si trasmettevano dei valori, una visione del mondo. Ecco, quello che gli diceva il padre qual era ad Andrea? Bisogna fare la propria vita come se fa un'opera d'arte, punto. Originalità, bellezza, quindi viverla pienamente, come se dovessi fare della tua vita un capolavoro, diciamo così. Anche qui bisogna conservare ad ogni costo intera la libertà, fin nell'ebbrezza. Anche nell'esaltazione dei sensi bisogna essere padroni di se stesso. E dice, la regola dell'uomo d'intelletto, eccola, usa il latino, abere non aberi, cioè vuol dire possedere non essere posseduto, mai. E quindi vedete, lo sta educando, no, a una distanza, anche dal punto di vista dei rapporti amorosi, no, anche erotici. Sì, coinvolto sì, ma fino a un certo punto. Quindi mantenere la padronanza di se stessi. E poi un'altra cosa, il rimpianto è il vano pascolo di uno spirito disoccupato, che vuol dire mai rimpiangere qualcosa. Quindi bisogna soprattutto evitare il rimpianto, occupando sempre lo spirito con nuove sensazioni e con nuove immaginazioni. Cioè è quella ricerca affannosa, no? Quasi una missione di vita dei piaceri. Quindi mai ripensare a quello che poteva essere goduto e che non lo è stato, mai. Ma queste massime volontarie, cioè basate su una volontà forte come quella del padre, su di lui, su Andrea, cadevano appunto in una natura involontaria, in un uomo cioè la cui potenza volitiva era debolissima. Ecco, quindi volendo costruire un modello simile a sé, il padre ha sfasciato completamente la personalità del figlio. Provocando poi, no, avete visto, no, quella crisi di cui stavamo parlando quando esploravamo la trama del romanzo. Quindi c'è un'ambivalenza notevole, no, qui in D'Annunzio. Ma insomma, Andrea, che è un modello in cui magari l'autore si riconosce pienamente, o è un modello in crisi? Ecco, la critica oggi è più propensa a questa seconda spiegazione. Altrimenti, cioè, questo brano non si capisce, no?
Andrea ha tutte le possibilità per realizzare se stesso come un'opera d'arte, però avete visto, no, quanta parte di questo brano è dedicata a rimarcare la sua debolezza morale, la sua debolezza come personalità, anche psicologica, se vogliamo. Quando Elena lo lascia, avete visto che lui crolla, no? E ultimissima notazione. Ecco, in blu trovate tutte le espressioni che non appartengono più nemmeno all'epoca in cui D'Annunzio scrive questo romanzo, siamo alla fine dell'Ottocento, non appartengono più, insomma, alla lingua parlata. Qualche esempio, tutte le troncature, no? L'ideal tipo invece di ideale, no? La tradizione invece di tradizione, studi vari, la doppia I. Costrizioni di pedagoghi, costrizione, invece qui ci mettono una N arcaica, diciamo così. Il culto passionato, vedete, appassionato si direbbe già ai tempi di D'Annunzio, invece lui ricorre. Estetismo, no? Cioè, io dimostro la mia squisita sensibilità estetica anche utilizzando un linguaggio più alto rispetto a quello che si utilizza nella lingua quotidiana. E questo, attenzione, badate bene. Non solo nella poesia, che poi esploreremo anche questa, ma addirittura nella prosa, quindi in romanzo, quindi in conspetto delle realtà umane. Sentite come parla? Esperimento qui non è una cosa scientifica, riguarda l'esperienza, potrei dire l'esperienza. Expansion, riduzione, sebbene, vedete? Criteri, doppia I, un plurale anche qui antico. Quindi ecco, è tutta la costruzione, no? Lessicale del brano che fa coppia con la descrizione di Andrea Sperelli come esteta, no? Quindi l'estetismo di D'Annunzio qui non è solo nei contenuti del ritratto del suo personaggio protagonista del romanzo, ma addirittura proprio si traduce poi, ma per tutto il romanzo, non solo in questa parte, in questa voglia di sbalordire, no? Il lettore. Con l'utilizzo di una lingua raffinata, elegante, super letteraria, lontana insomma dal parlato, anche dal giornalismo che poi, tra l'altro, D'Annunzio ha anche efficacemente frequentato. Bene, grazie dell'attenzione, ci vediamo per una prossima passeggiata su D'Annunzio o su Pascoli.